Pronti per questa diretta? Buon pomeriggio, oggi è lunedì, una settimana importante, ci stiamo dando da fare, spero anche voi, io almeno sto cercando di lavorare. Oggi praticamente vorrei fare una bella lezione intensa, una lezione fusion, Pilates fusion, brucia grassi, io l'ho scritto qui brucia grassi, perché sarà una lezione molto particolare, è una lezione dove faremo un lavoro si chiama intervallato. Cosa significa? Che utilizzeremo una sequenza che chiamo Jolly, questa sequenza che è composta da vari esercizi, la impareremo bene all'inizio, poi la andremo a utilizzare tra le varie parti. La lezione è tutta a corpo libero, infatti ho tolto addirittura il tappetino dal mio tappeto grande, non so voi, perché ci serve il pavimento libero. Nel caso abbiate un pavimento scivoloso, organizzatevi in modo che il tappetino non si muova, oppure toglietelo del tutto. Dopodiché, quando andremo a fare le parti vere e proprie di lavoro focalizzato sugli addominali, per esempio, sulla schiena, sui fianchi, andate a prendere il vostro tappetino. Vi preparate un asciugamano, un cuscinetto, la bisogna, la necessità, l'acqua e tutto quanto. Quindi cominciamo con un riscaldamento generale, andremo a imparare il jolly. A ogni jolly seguirà una sequenza specifica per una parte del nostro corpo, diciamo in generale, diciamo focalizzata a quell'obiettivo. Poi si rifà il jolly e si ricomincia. Dopodiché andremo a fare tutte queste dette in una sequenza e faremo una parte di scarico finale e di defaticamento. Se volete, il jolly, quando avete poco tempo, può essere anche usato come lezione veloce. Tipo, io mi faccio solo questi 10 minuti, faccio solo il jolly, pom, stop, 1, 2, 3 volte, ecco qua. E quindi con le giornate in cui avete poco tempo da dedicarvi, arrivate fino al jolly e finite lì. Comunque, basta con le parole, andiamo a lavorare. Praticamente, io ho preparato il mio set qui e ci sistemiamo in piedi. Allora, organizziamoci di conseguenza, avete visto, ho lasciato il tappetino da una parte, ho l'asciugamano, ho il cuscino pronto. E ci organizziamo. Quindi ci mettiamo in piedi, gambe leggermente divaricate, ben in appoggio, mettiamo le mani sulle crestelie, che vi consiglio già di fare un movimento alternato di talloni e punte, proprio andando come se stessimo camminando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mi fermo in punta di piedi e scendo. E su e giù, arrivate all'altezza delle spalle, altezza, apro, chiudo e torno, spalle, apro, chiudo e torno, su, apro, chiudo. Andiamo un po' dinamici, non vi preoccupate se le braccia non mi vengono perfette, dobbiamo riscaldare il corpo, tranquillamente vado su, apro, su in metatarsi, non salite troppo sulle dita, se non vi vanno male, up, lì, giù e lì. 1, 2, 3 e stop. Attenzione adesso, da questa posizione il vostro braccio destro, sinistro, scusate, e ritorno. Proprio facciamo tutto bello grande. Espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira. Faccio proprio tutto un bell'arco sopra e sotto. Espira, inspira, espira. Inspira, attenzione, espira, grande un cerchio, uno, e ritorno la mano destra sulla coscia, e ritorno, espira, inspira, espira, un bel cerchio, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira. Mantieni la tua posizione, vieni al centro e di nuovo, adesso attenzione. Fai dei piccoli piegamenti, braccia avanti e uno, e poi faremo l'altra parte, ok? Adesso giù e su e giù e su, inspira, espira, attenzione adesso braccio destro e qua, e ritorno e inspira, inspira giù, espira, fletti, inspira, torna, espira, fletti, inspira, torna, espira, fletti, inspira, torna. Espira, inspira, espira, inspira, attenzione adesso, espira tutto il giro fuori l'aria, inspira e ritorna, e fuori, la mano sinistra sulla coscia, fletti e ruota, fuori e ritorna,
rotondità, ritorna con tutti e due le braccia, adesso incrocio le davanti a te e vai sopra, vai in punta di piede adesso, vai su e piega, e su e giù, e su e giù, e su e giù, e sali, discendi, sali, discendi, sali, discendi, sali, mantieni le braccia su, appoggi i piedi, butta fuori l'aria, fai un cerchio con la colonna rotonda, rotonda, rotonda e lascia trascinare le braccia un po' a destra, un po' a sinistra, proprio, puoi anche piegare un po' le ginocchia, mi metto di lato per fartelo vedere meglio, sono 4, sono 3, sono 2, sono 1, ti fermi al centro, inspiri e scavando dall'addome fuori l'aria, vieni su, muovi le spalle, le ruoti, 3, 2, ci siamo scaldati abbastanza, cominciamo a costruire questo jolly, apriamo le braccia verso l'esterno, attiviamo bene l'appoggio dei piedi, gambe larghe quanto il nostro bacino le anche, solleviamo la gamba sinistra, braccio destro e riapro, fuori l'aria, alterno il movimento, fuori, a, soffio, inspiro, soffio, inspiro, cerchiamo di non muovere la schiena, ma di attivare bene braccio e gamba, su, giù, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, resta qua. Ok, con questa gamba su, io mi giro di lato, se stai fermo, vai a fondo dietro, e uno, e torno, e due, e torno, e tre, e torno, apri bene il petto, stai dritto con la schiena, dietro, e ritorno, dietro, e ritorno, dietro, e ritorno, e dobbiamo fare circa 8, ok, ancora, dietro, e ritorno, resta dietro con la gamba sinistra. Da qui, corpo proteso in avanti, braccia lungo i fianchi, come se volessi correre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sali su con la gamba. Attenzione, rilassa le braccia e fai 8 saltellini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, veramente sono 7. Stiamo qua, stiamo qua, stiamo qua, stiamo qua. Apri, sali, apri le braccia. Piccole pulsazioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, scendi qua e apri, scendi giù e espira, inspira, espira, inspira, espira e scendi, abduzione, ok? Spingi bene dal piede di terra, mantieni il corpo bello lungo e scendo e salgo e scendo e salgo e scendo, facciamo l'ultima. Tieni la gamba sollevata, sposta il peso del corpo, vieni bene al centro, guarda che sia tutto allineato. Vieni su con le braccia, fai delle X, sopra e sotto. 1, su, 2, su, 3, su, 4, su, 5, su, 6, su, 7, su, 8. Metti le mani sulle ginocchia, arrotonda la colonna, apri. Espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira. Guarda bene, chiudi, 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 chiudi. Naturalmente avrete ben capito che dobbiamo farlo anche dall'altra parte. Quindi ci prepariamo con le braccia aperte, spalle rilassate, alternanza del ginocchio. Tira su prima il ginocchio sinistro, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira. Sali, poggia, sali, poggia. Guardate dritto davanti a voi e spero abbiate il telefono o il tablet o la televisione, qualsiasi cosa, giusto sulla linea del vostro sguardo. Su, giù, su, giù, su. Adesso mantieni la gamba destra e fai gli affondi alternati. Io mi giro di lato per farvi meglio. Ok, quindi dietro e avanti, dietro e avanti, dietro e avanti. Mantenete il busto dritto. Andate bene dietro con la gamba, le braccia in avanti, ancora, continuate, non fermatevi, dietro, avanti, dietro, attenzione qua, adesso questa gamba la lasciate dietro, gamba sinistra, corpo proteso in avanti, facciamo come se fosse uno slam, dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vieni su, ok, sei qua, dobbiamo fare 7 piccoli saltelli, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e stop. Solleva, sali,
Pulsazioni 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega e sali. Appla e giù, abduzione e torno e spingo. E uno e su, due su, tre su, quattro su, cinque su, sei su, sette su, bene gli appoggi, adesso divarica bene le gambe, attenzione, adesso fai questo, appoggio le mani qua davanti, le gambe larghe, fallo anche sopra la testa, uno e su, due su, tre su, allarga bene il ginocchio in fuori, mi raccomando, scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali, stai qua, mani sulle cosce, vai di nuovo a fare i nostri movimenti del gatto, ok, mobilizzazione della colonna, rotonda, rientra, espira, fai l'ultimo, espira, sali, srotola la colonna, sali su, e questo era il nostro jolly, quindi chiudiamo, chiudiamo le gambe, recuperiamo il nostro tappettino, ragazzi, oggi non vi do respiro, dobbiamo andare intensi, perché ho mangiato troppi biscotti, troppi dolci e ho delle cose da pagare, ho la coscienza sporca. Quindi andiamo, prepariamoci, ci sistemiamo qua in quadrupedia, mantenendo la posizione di quadrupedia, sappiamo già, ginocchia larghe quanto il bacino delle anche, rilassiamo però i piedi, spalla, gomito, polso sulla stessa linea, attiviamo bene l'appoggio, il collo lungo, la zona della colonna bella con un bel arco, qui abbiamo una bella ispirazione, fuori l'aria arrotondo, inspiro, mi apro, fuori l'aria, adesso mobilizziamo un attimo la colonna, la mobilizziamo perché dopodiché andremo invece a fare un lavoro di forza e stabilità, espirando, manteniamo l'attivazione in neutro, né curva, né gobbe, andiamo a portare indietro la gamba sinistra, poi portiamo indietro bene la gamba destra, attiviamo bene la nostra spinta e plank, piego le ginocchia, le ristacco, le appoggio, le stacco, le appoggio, le stacco, le appoggio, le stacco, spingo per i talloni indietro, zap, spingo, stacco mantenendomi la posizione qua, stacco destra, espiro, appoggio, sinistra, espiro, destra, espiro, sinistra, espiro, forza con le braccia che ce la facciamo, dai, su e giù, soffia, inspira, soffia, appoggio le ginocchia, scendi dalla posizione, scivola verso il basso, onda per risalire, ritorno e apri. Attenzione, scava dall'addome, rotondo, scendi e di nuovo sali. Mantieni le tue mani a terra, ti sollevi e sali su. Se vuoi togli il tappetino, bevi un secondo un pochino sotto l'acqua che si ripete il jolly. Andiamo qua. Sicuramente i nostri battiti cardiaci oggi andranno un po' su, quindi non ve ne preoccupate. Sistemate le gambe leggermente divaricate, aprite le vostre braccia, partiamo come prima gamba con la gamba destra. Inspira, soffia, appoggiatela piano, soffia, inspira, non fatevi prendere dalla fretta, soffia, inspira, resta qua. Da qui abbiamo gli affondi dietro alternati e uno e ritorna dietro, due, torno, indietro, torno, indietro, torno, indietro, resto qua. Corpo protesi in avanti, le braccia sfrecciano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sette, risali su, vieni qua e fai sette saltellini. Uno, piccolini, 2, 3, 4, 5, 6, stai qua, sali, apri bene le braccia, pulsazioni, se serve appoggia il piede, così riprendi l'equilibrio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ti riappoggi, abduzione, soffia, inspira, su e giù, soffia, inspira, facciamo l'ultimo, gambe bene in appoggio, ben divaricate, piedi leggermente ruotati fuori,
Da questa posizione andiamo a fare la X con le braccia e sopra, e sotto, e sopra. Scendo, rientro, su e giù. Inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira. Scendi piano piano, spingi il bacino dietro, mani sulle cosce. Scava dall'addome rotondo, inspira, ti apri. Fuori l'aria rotonda, inspira, ti apri. Fuori l'aria rotonda, inspira, ti apri. Fuori l'aria rotonda, inspira, apri. Chiudi piano piano, ok? Ritorni qua, srotoli la colonna, ti porti su. E adesso andiamo a fare l'esercizio dalla parte opposta. Apriamo bene le braccia, rilassiamo le spalle. Sale per prima la gamba sinistra. Soffia, inspira. Soffia, inspira. Alterna il movimento. Prima una, poi l'altra. Sali, scendi. Sali, scendi. Su e giù. Su e giù. Su, giù. Su, giù. Su. Adesso stai su con la sinistra, vieni in affondo. Alterna i movimenti. Uno, ok, mi porto dietro. Due e dietro. Tre e dietro. 4, dietro, 5, dietro, 6, dietro, attenzione, adesso hai la sinistra dietro, corpo proteso in avanti, braccia in avanti, vai, sfreccia con le braccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ti porti su, 7 saltelli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, stop. Apro, salgo, pulsazione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, squat, abduzione, e salgo, e scendo, salgo, scendo, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, su e giù, su e giù, su, attenzione, ora gambe divaricate, allargate bene, ruotate i piedi, le punte dei piedi leggermente verso l'esterno, unite i palmi delle mani, larghe le gambe, petto in fuori, saliamo in su, inspira, espira, scendi, sali, scendi, sali, inspira, espira, inspira, espira, scendi, sali, giù bene il culetto, allargate le ginocchia, giù e su, attenzione, l'ultima in alto, scendo, mi appoggio con le mani sulle cosce, scavo dall'addome rotondo, inspiro, apro, espiro, facciamo 4 volte, ok? Così riprendete un po' di respiro, facciamo un'ultima volta e poi srotoliamo la colonna, veniamo su e rotiamo le braccia, chiudiamo le gambe, recuperiamo il tappetino, ok? Naturalmente quando volete bevete. Ora cambiamo prospettiva e andremo a metterci lateralmente sul fianco. Facciamo, io prima faccio il fianco destro, ok? Quindi mi metto giù, fate quello che volete, poi quale lato volete, poi tanto ci andiamo a ritrovare. Facile facile, andremo prima a lavorare su tutte le linee laterali, sui glutei, sulla muscolatura laterale e poi aggiungerò un esercizio per il petto e per i fianchi. Andremo a stendere la gamba superiore, l'anca lontano, lo spazio sotto l'anca, salgo con la punta e discendo. Semplice semplice, inspira ed espira, inspira ed espira, inspira ed espira. Quando voi scendete giù, frenate il movimento, inspira, espira, giocate con il piede, sia con la punta che con il tallone, e ritorno, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira. Resta con la gamba su e fai una flessione posteriore del tallone, quindi tallone verso il gluteo, stendi la gamba e scendi verso il basso. Vai in alto, fletti, stendi e torno. Sali in alto, fletto, stendo e torno. E salgo e fletto e stendo e torno. Salgo, fletto, 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 stendo e ritorno. Salgo, mantenete sempre lo spazio sotto, gli ultimi due così, salgo, fletto, stendo, l'ultima volta, salgo, fletto, stendo e ritorno, salgo, vado in flessione e in estensione, solo questo, però quando voi stendete
Andate a sentire che il tallone spinge, che si attiva qualcosa. Spingo, ritorno, spingo, ritorno, spingo, ritorno, spingo, ritorno, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio. Lascia la gamba flessa, ok? Metti là, diciamo, le due ginocchia sono praticamente come se fossero a contatto. Ruota il tallone verso l'alto, tocca il ginocchio, con l'altro piede tocco il tallone, ginocchio, tallone, ginocchio, tallone, ginocchio, ginocchio, tallone, tallone. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop, ok? Mantieni la tua gamba lì e fai dei cerchietti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dalla parte opposta. 8, 7, 6, 5, 4, 3 e stop. Stendi bene la gamba. Il braccio di sotto, diciamo così, come se avessi prurito l'ascella. Diciamo così, eh? Ok, l'altra mano, metti il palmo della mano sulla linea della spalla, il gomito verso l'alto, rilassa un attimo la testa. Da questa posizione, facendo ben forza col braccio superiore, staccati da terra e poi riappoggiati. Spinge e stacca, ti riappoggi. Lascia la gamba a terra, la gamba in fondo, che spinge in fondo. E spingi, e torna, e spingi, e torna. Devi sentire il pettorale, e ritorna, espira, inspira, espira, inspira, espira. Inspira, espira, vieni, 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 vieni su, continua, continua, continua. E là, abbiamo fatto mezzo petto, che facciamo? Ce lo lasciamo così, tutti e due le parti. Giriamo, ci mettiamo sull'altro fianco, scivoliamo bene, andiamo a stendere la gamba superiore, sentiamo bene l'anca, lo spazio sotto, il braccio sotto lo mettiamo comodo, come più ci piace. C'è chi vuole stare anche così, anche questo va bene, l'importante è non mi dia fastidio al collo, a me dà fastidio, quindi io non lo faccio. Allora, stendo bene e vado su a sollevare la gamba con la punta attiva, scendo con il tallone, inspiro su ed espiro. Immaginate proprio di schiacciare qualcosa, non fate andare la gamba a rimbalzo, ma cercate di sentire un'attivazione concreta, no? Nella spinta, nel ritorno. Espirando, inspirando, espirando, inspirando, quindi scendi, risali, scendi, risali, scendi, risali, scendi. Diciamo che ti metti a metà più o meno, porti il tallone posteriormente verso il gluteo, stendi con la punta, torni verso il basso, vieni su, fletti dietro, stendi e ritorno, vieni su, fletti dietro, stendi e ritorno, vieni su, fletti dietro, stendi. E ritorna, vieni su, fletti dietro, stendi e torna, sali, fletti, 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 stendi e torna. Adesso vieni su, solo flessione, solo fletto, stendo, col tallone che spinge attivamente, espira, inspira, soffia, inspira, cerca di sentire tutta la muscolatura posteriore della coscia attivarsi bene, il gluteo, e ancora, e stendi, e torna, stendi, e torna, stendi. Mantieni la gamba flessa, allinea le due ginocchia sopra e sotto, ruota ginocchio contro ginocchio, tallone contro tallone, ginocchio, tallone, quindi espira, chiudi, inspira, espira, inspira, espira, inspira. Espira, inspira, espira, inspira, chiudi, riapri, chiudi, riapri, chiudi, riapri, chiudi, riaprendo, stendi la gamba lontano e fai dei cerchietti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio giro. 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Stendi bene la gamba in fondo. Attaccala al terreno, eh? Ok, l'avbraccio che stava sotto l'orecchio andiamo a metterlo sotto l'ascella, quindi il braccio sotto, l'avbraccio sopra, palmo della mano ben appoggiato a terra, gomito che spinge verso il soffitto, spingendoti quel braccio vieni su, la gamba lunga resta lunga, eh? Spingi via la spalla dal terreno, quindi espira, inspira, espira, fate quelli che riuscite a fare, espira, inspira,
Espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira. Facciamo l'ultimo? Ok, su, 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 su. Vieni qua, sali. Divarichi le gambe, ti appoggi con le mani dietro e lascia scivolare le gambe in una sorta di semisvastica. E giri. One, two, ok. Sposta le gambe al volo, gira attorno, gira attorno. E ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, facciamo 10, 7, 8, 9 e 10. Questo se lo facciamo continuare ci aiuta a metterci di nuovo in ginocchio, tornare indietro, srotolare la colonna, salire per bene, non guardate fare jolly. Siamo pronti? Sì, l'ho deciso io. Voi organizzatevi, adesso è il tempo che io mi spongo il tappetino che deve un sorso d'acqua. Allora, abbiamo fatto una linea di forza per la colonna, ora abbiamo appena terminato le linee di forza laterali e dei fianchi e della mobilità laterale. Adesso rifacciamo il jolly e poi sarà il tempo degli addominali. Come cominciavamo? Allora, eravamo piedi così, apriamo le braccia, teniamo bene sotto controllo il tutto. Andremo a sollevare per prima la gamba destra. Inspira, inspira. Soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, sali, torna. Ricorda di non muovere la testa, tieni il collo lungo, utilizza solo gambe e braccia. Ok, su e giù, su. Attenzione, questo è l'ultimo qua. Questo ti serve per fare gli affondi dietro, non ti ricordi? Uno, torni, due, mantieni bene il busto, tre, guarda dritto avanti, indietro, torni, indietro, torno, dietro. Torno, dietro, torno, dietro, fammi l'ultimo qua. Qua ti metti in corpo proteso, ok? Collo lungo, le braccia lungo i fianchi e le braccia si muovono. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Vieni su con tutti e due le braccia, ok? Ti prepari per i saltellini. Andiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sto qua, ok? Facciamo l'apertura, il sollevamento, 8 pulsazioni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ti appoggi, abduzione. 1, vai. 2, torna. 3, su. 4, su. 5, su. 6, su. 7. Questo è l'ultimo, ti serve anche per prepararti a divaricare le gambe, a sistemare gli appoggi, ad eseguire una X. Sopra, sotto, inspira, vai in alto, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio e resto qua. Appoggio le mani, scavo, arrotondo, apro, espiro, arrotondo, inspiro, apro, espiro, arrotondo. Inspiro, apro, fai l'ultima, espira, rotondo, inspiro, apro e chiudi piano, 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 piano. Ok, chiudi le gambe, srotola la colonna, vieni su, apri le spalle, apri le braccia, ti prepari per l'altro lato. Apri le braccia, rilassa le spalle, solleva per prima la gamba a sinistra. Soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira. Soffia, fai l'ultimo qui, ti prepari per fare gli affondi dietro. E quindi uno, vado, due, e torno, tre, e torno, dietro, ancora, spingi, e torno, tieni il busto, tieni sullo sguardo, apri bene il petto, ok, adesso ti fermi qua, ok, corpo proteso in avanti, braccia lunghe, andiamo, sforbiciamo, uno, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, veniamo su, piccoli saltelli, 1, quelli che fate grandi quanto volete, 2, 3, 4, 5, ok, stai qua, e da qui, pulsazioni,
5, 4, 3, 2, poggia, abduzione. 1, petto in fuori, ricordati di non fare la gobba con la schiena, eh? Vai, su, giù, su, giù, su, giù, su, e ancora, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, mantieni la tua posizione qui, divarica bene le gambe, rotta leggermente le punte dei piedi in fuori, ginocchia verso l'esterno, palmi delle mani che si toccano, salgo, giù, su, giù, su, inspira, espira, inspira, espira, scendi, sali, scendi, sali, scendi, sali, appoggiati sulle cosce. Andiamo di nuovo con la colonna ad arrotondare, ad aprire il petto, espira, arrotondo, inspira, ritorno, espira, inspira, scava dall'addome e poi ritorna su. Guardami, chiudi, chiudi, chiudi. Qualcuno si vuole proprio in mezzo ai piedi? Ok, interessante, da parte tua forse ti devi spostare, srotola la colonna e vieni qua. Sa benissimo dove andare a disturbare, perché vuole essere considerata la ragazza Emily e sa quando deve potersi mettere in mezzo. Va bene, non spostarti, mi raccomando, stai lì. Ok, allora, con calma, se vi serve un sorso d'acqua, bevete un sorso d'acqua. Adesso che avete rimesso il vostro tappetino, organizzatevi anche con un cuscino, un asciugamano, perché andremo ad eseguire adesso una sequenza per gli addominali. Quindi, adesso, io me lo sposto anche un pochino più in qua, e mi metto da quest'altra parte. Vi andate a sedere, e facciamo prima i mezzi roll down. Quindi voi, sistematevi con le gambe divaricate, mettete le mani sotto l'incavo delle ginocchia, mettetevi seduti, sentite bene l'appoggio dei vostri ischi, inspiratevi, allungate con la colonna ed espirando scavate dall'addome senza precipitare, ok? Poi inspirando vi allungate su, allungate bene la schiena, il collo, l'appoggio degli ischi, espirate, scavate dall'addome, inspirate, ritornate. Adesso espirando scavo, mantengo la mia posizione, se ce la faccio tengo le braccia qua, ok? Attivo la mia posizione e stacco la gamba destra e il braccio sinistro, rientro, l'altro braccio e l'altra gamba, rientro, e stacco, appoggio, 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 e stacco, appoggio. Tengo qua tutto rotondo, le braccia lunghe, la schiena rotonda, provo a staccare tutte e due le gambe. Mantengo qua i piedi a martello, tengo la posizione della barca, 3, 2, 1 e poi mi appoggio alle gambe, scivolo, scendo, mi appoggio completamente a terra e scarico bene tutta la posizione giù, ok? Qui ritrovo bene tutti i miei punti di appoggio, la zona sacrale, vuoto della zona lombare, centro delle scapole, preparo le manine dietro il capo, il più facile di tutti, il più semplice assoluto. Mani che sorreggono la testa, piedi ben appoggiati alla terra, allarghi tutto il vostro bacino le gambe, espirando fuori l'aria, semplicissimo, è proprio il più semplice, soffia, inspira, ricordandovi di mantenere lo spazio lombare alla terra, soffia, inspira, mantieni qua la tua posizione, stacca la tua gamba sinistra, ok? E da qui espira, appoggia l'alluce, inspira, stacca, espira, devi sentire che il movimento nasce dall'anca, e ancora, espira, inspira, espira, noi facciamo solo 4, appoggiamo la sinistra, stacchiamo la destra e rifacciamo, soffia, inspira, soffia, voi siete sempre su, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, sempre mantenendo la posizione, tutti e due le gambe si sollevano a 90 gradi, sia l'una che l'altra. Mantenendo attiva la direzione del pollice che vi dà, del pollice, dell'alluce che vi dice dove andare, andiamo ad alternare il movimento. Espiro, appoggio, torno. Espiro, inspiro. Espiro, è l'alluce che sa dove andare, eh? Il movimento nasce dall'anca, non dal ginocchio, non dalla caviglia, non dal piede, dall'anca. Espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira. Espira, unite adesso stretti, 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 ginocchia, piedi, caviglie e polpacci.
Provate, espiro, tutti e due cercano la terra, inspiro, torno. Attenti alla schiena, espira, inspira, espira, inspira, espira. Facciamo solo un altro, espira, poi torniamo su, ci portiamo le ginocchia al petto e andiamo verso il basso e appoggiamo la testa. Mantenendo questa posizione, se volete, qui potete anche mettere il cuscino o qualsiasi altra cosa, alternate adesso il movimento prendendo la gamba destra e distendendo bene la gamba sinistra. E alterniamo il movimento con il respiro, cercando sempre di andare con l'alluce che ci dà la direzione. Inspira, inspira, doppio respiro, soffio, soffio, inspiro, inspiro, soffio, soffio, inspiro, inspiro, soffio, soffio, inspiro, inspiro, soffio. Mantieni adesso la tua gamba, se ce la fai solleva il busto e allunga un pochino di più la gamba tesa e la porti un pochino più verso il basso e alterna nuovamente il movimento. Inspira, inspira, se ce la fai stando su col busto, altrimenti poggia il capo e alterna. Inspira, inspira, soffia, soffia, inspira, inspira, mantieni le tue ginocchia al petto, sorreggi il peso della testa, doppio, ok, single leg stretch, sorreggi se vuoi, inspira, inspira, soffia, criss cross, vai, wow, lì, fai quelli che puoi, alterna e stendi, qua, tre, due, attenzione adesso, stendi la gamba e gambe tese, uno, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, stop e giù. Allungati le gambe, allunga le braccia, stira, stira, stira tutto. E mantieni tutto bello lungo così. E da questa posizione porta le tue braccia lungo i fianchi, trascina le tue gambe, mantieni la tua posizione e avvicina il ginocchio, le ginocchia all'addome. E andiamo adesso da questa posizione, se ce la fate con le braccia tese, altrimenti sorreggete la testa. Quindi stendo le gambe, se volete così cominciate così, solo le gambe, quindi espira, inspira, espira, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia. Altrimenti facciamo tocco le caviglie e soffio, inspiro, se non ce la fate tenete la testa, eh? Soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, tieni le mani sotto le cosce, dondola, fai il rolling like a ball, ok? Qui, se non ce la fai, girati di fianco, eh? E poi espirando ti vai a sedere. Una volta seduto, ti metti con le gambe divaricate e chiudiamo tutta la sezione addominale, esercizio classico, ok? Proprio della scuola. Apro le braccia, tengo bene la colonna dritta e alterno il mio movimento di torsione espirando il palmo della mano che va verso il piede verso l'alto, espirando, l'altra ruotata anche verso l'alto. E quindi c'è questo gioco delle mani che intraruotano ed extraruotano. E quindi espiro, inspiro su, espiro, non abbiate fretta, tornate al centro, eh? Espiro, inspiro in alto, espiro, inspiro in alto, espiro, inspiro e soffio, 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 torna qua, chiudi le tue gambe e piano piano ti giri. Secondo voi che cosa ci sarà adesso? Un po' di jolly, andiamo, coraggio. Raccogliamo tutto, se non vi disturba potete anche lasciarlo, ma a me disturba perché questo tappetino a contatto con l'altro tappeto si muove e non vorrei cadere in diretta. Allora, e da qua, non per altro, non per non farmi male, non per farvi ridere, perché non importa. Allora, se ridete bene, così vi fa bene. Allora, da qui ripartiamo con le gambe attive alla terra, facciamo la parte iniziale attivando bene tutte le pareti dell'addome, naturalmente dovete stare dritti. Aprite le vostre braccia, rilassate le spalle, lontano dalle orecchie. Si alza prima la gamba destra. Soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia,
torna, soffia, torna, soffia, torna, soffia, torna, resta qua. Da qui c'è uno, li affondi dietro, uno e torno, vado, due e torno, tre, senza fretta, quattro, torno, cinque, torno, sei, torno, resto qui. Da qui corpo proteso in avanti, braccia lungo i fianchi, spalle lontano dalle orecchie, sforbiciamo con le braccia, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, da qui ti sollevi e fai saltelli, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, stai qua, qui sollevi, sali, 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 piccole pulsazioni, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ti appoggi, abduzione, quindi spingo, ritorno, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, apri, para. Quindi ti metti con le gambe larghe, i piedi ruotati leggermente all'esterno, facciamo le X con le braccia e saliamo, scendiamo, bene piatto in fuori, non piegatevi con la schiena, aprite le gambe, flettete le gambe, giù e su, giù e su e giù e su e giù e su e giù e su e giù e su, scendiamo, mettiamo le mani, queste le facciamo quattro, quindi espirando scaviamo dall'addome, rotondiamo la colonna, inspirando fuori l'aria rotonda, inspiro, apro, fuori l'aria rotonda, inspiro, l'ultima volta, fuori l'aria rotonda, inspiro, apro, guardi in avanti, chiudo, 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 chiudo. Da questa posizione srotolo la colonna, mi porto su, mi preparo per eseguire l'altro lato. Controllo bene l'allineamento dei piedi, apro le braccia, sale prima la gamba a sinistra. Soffia, inspira, 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 resti, no, sto sbagliando gamba, sì, resti qua, andiamo qua, ok, affonda, uno, e, due, e, tre, e, quattro, e, facciamo l'ultimo con la gamba dietro, corpo proteso, braccio lungo i fianchi, sforbiciamo, uno, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, approfitta dell'energia per risalire su e poi fai dei saltelli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, resti qua, allineati bene, piccole pulsazioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, scuota abduzione e sali, e giù, salgo, giù, salgo. Giù, salgo, giù, salgo, giù, salgo, giù, salgo, giù, salgo, mantengo la mia posizione qui, trasferisco il peso del corpo dalla parte opposta, allargo leggermente le punte in fuori, appoggio i palmi delle mani, mi porto verso l'alto, inspira, espira, scendi, sali, scendi, sali, inspira, espira, inspira, espira, scendi. Salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, faccio l'ultimo su e poi piano piano allargo le ginocchia, mi appoggio con le mani sulle cosce e scavo dall'addome. E quattro volte lo faccio questo, Inspirando, inspirando, facciamo il terzo, espirando, facciamo l'ultimo, espirando, inspirando. Quindi guardando avanti, chiudo, 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 chiudo. Srotolo la colonna, vengo su, cerco nuovamente il tappetino, ok? Abbiamo fatto varie direzioni, vari punti del nostro corpo, adesso faremo gli esercizi per la schiena, ok? Quindi voi adesso rimettete il tappetino, se la necessità c'è, salutate Adamo che ho ritrovato questi giorni qua, ok? Non ha più neanche la mano, ciao va, ok, ciao ragazzi. L'ho portato qua, era l'asilo dei bimbi. Si sentiva solo. Ok, andiamo qua. In ginocchio. E quadrupedia. Però, dalla quadrupedia, prima io vi ho detto esattamente mettete sotto la linea della spalla. No,
pochino più avanti con le braccia adesso rispetto all'esercizio precedente. Quindi avete le braccia in diagonale. Cosa fate qua? Vi portate indietro portando i glutei fino ai talloni, quindi cercando di allungare bene tutto il corpo. Inspirando, trasferite il peso del corpo senza piegare le braccia, lasciate andare il bacino giù, quindi le braccia sono tese e dovete sentire la forza delle vostre braccia, delle vostre spalle. Inspirando vi portate indietro, inspirando lasciate che le anche il bacino si aprano ed espirando riportatevi in fondo. Inspirate, andate in avanti, espirate, andate dietro, inspirando in avanti, espirando dietro, inspirando in avanti, espirando dietro. Restate qua, appoggiate la fronte alla terra, portate le braccia dietro la schiena, okay, con i palmi delle mani rivolti verso l'alto. Se ce la fate, intrecciate le dita e mantenete la spinta verso l'alto. Da questa posizione qui dovreste riuscire a sollevare quanto fa, non c'è un limite, fate quello che è possibile. Poi sempre tenendo le mani qua, srotolate la vostra colonna, aprite le braccia, portatele su e vi portate in avanti nuovamente. Da qui, da questa posizione in alto, con le braccia su, le spalle però basse, ruotate il viso verso di me, guardatemi, e aprite e spalancate le braccia. Inspirate e ritornate al centro. Espirando ruotate. Dobbiamo farlo prima da una parte e poi dall'altra. Inspirando tornate al centro. Espirando ruotate. Inspiro al centro. Espiro ruoto. 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 Inspira al centro, espiro ruoto, inspira, torna al centro. Rilassa le tue braccia e vai a mettere le mani sui glutei. Ruota le spalle, senti le ben basse. Sposta la tua attenzione sul gluteo sinistro e la mano sinistra. E come la mano sinistra spinge il gluteo sinistro, allungati bene in alto col braccio destro, come se volessi rovesciarti indietro. Poi rientra con il braccio, mantieni la mano sul gluteo. Spingiti verso l'alto, inspira, apri il petto, apri il torace, apri il bacino, apri l'anca e rientri nella posizione. Di nuovo vai ad inspirare, ti allunghi, ti elevi, ti inclini dietro, fai quello che puoi senza pinzare la schiena, rientra nella posizione, alterna qui, risali, allungati bene, rientra al centro, rimetti la tua manina nel gluteo, allungati verso l'alto, sorreggi il peso del bacino. Facciamo l'ultima ripetizione qua e ci allunghiamo nuovamente. Rientriamo nella posizione iniziale, ci riportiamo alla terra. E qui andiamo in appoggio con gli avambracci. Andiamo ad allungare bene le gambe, shakeriamo un po' il nostro bacino, sentiamo bene che si stendono, attiviamo bene i gomiti alla terra. Attivando la spinta delle braccia alla terra, solleviamo il petto, il busto e lo sterno dal pavimento. Poi li lasciamo praticamente crollare. Ok, si chiama drop. Drop your shoulders. Fai cadere le tue scapole. Ok, come se non le contenessi più, non le gestissi più. Quindi senti la forza della spinta alla terra, dello scarico delle scapole dentro e di fuori. Questa attivazione delle tue scapole che si attaccano l'una con l'altra e si scollano. Si attaccano e si scollano, si attaccano e si scollano. Mantieni l'attivazione, attivando bene questo allungamento, presente la spinge, è una posizione da spinge, no? Così, abbassa il mento, guarda il tuo petto, inspira, solleva lo sguardo, ma non troppo, Espira, abbassa il mento, inspira, risali, espira, abbassa il mento, inspira, risali, espira, abbassa il mento, inspira, risali. Ora il tuo sguardo si porta verso l'alto con la coda dell'occhio e poi torni al centro, andando a ruotare dall'altra parte e torna al centro, espira, ruota, inspira al centro, espira, ruota, inspira al centro. Chiudi questo movimento riportandoti completamente al petto, a terra, distendi le tue braccia. Allungale bene verso l'alto e attiva il quinto dito, il mignolino, al pavimento. Senti la forza dei mignoli.
che spingono a terra, attiva bene le tue braccia e da qui solleva il braccio destro e poi appoggi il sinistro e poi appoggi, espira, salgo, inspira, appoggio, espiro, inspiro, espiro. Adesso lasciati giù con le mani sotto la fronte, ascolta bene, non c'è bisogno di fare granché, stacca la tua gamba sinistra nell'espiro, tutta tesa, attiva bene i muscoli posteriori della coscia, riappoggia, stacca l'altra gamba e poi riappoggia, alterna, soffia, inspira, soffia, inspira, soffia, senti bene tutti i muscoli posteriori della coscia e il gluteo che si attivano per poter sollevare la gamba, sali e scendi, sali e scendi. Riallinea le braccia, senti i mignoli che toccano la terra, le spalle dietro il collo, lungo lo sguardo alla terra. Solleva la tua gamba sinistra, solleva il braccio destro e poi poggi. Gamba sinistra, braccio destro e di conseguenza il contrario, no? Ok, gamba sinistra, gamba destra, quindi soffia, inspira, soffia, inspira. Soffia, inspira, prova a sollevare tutti e due le gambe, attivale bene bene, solleva entrambe le braccia se ce la fai, non sei forzato a farlo, e prova a portare i pollici verso il petto, con i palmi delle mani alla terra, inspiro ti allunghi, espiro torni, distendi le braccia e ritorna, espira, inspira, fai l'ultimo, ti metti con le mani sotto la linea delle spalle, lasci scendere le gambe alla terra, punti i piedi, chiudi le ginocchia, ruoti le spalle, chiudi le scapole, spingiti dalla terra e portati indietro, avanza con le ginocchia e lasciati andare giù. Una volta che sei qua, non stare sempre nello stesso punto, puoi anche cullarti leggermente a destra e a sinistra, quindi dondoli un po' da un lato, un po' dall'altro, con i glutei, con il bacino. Ti fermi qua e dolcemente srotoli la colonna, vieni su. Come lavoro di compensazione a tutto questo, facciamo il ponte e poi abbiamo da chiudere. Volevate fare un altro jolly? Per oggi no. La prossima volta. Quindi scendiamo giù. Andiamo in posizione della terra. Scarichiamo bene tutto, il ponte in questo caso ho fatto come scarico, non per fare un esercizio per i glutei, infatti il respiro sarà diverso. Voi mettete le mani sulle creste iliache, ok? Sentite un attimo il vostro respiro normale, così in questa posizione sistemate la cervicale, ascoltate le vostre scapole alla terra e sentite il respiro che sicuramente si va a... Ah, va ad attivare anche l'addome, quindi c'è una leggera espansione dell'addome. Quando è che noi saliamo su spingendo dai piedi? Non nell'espiro, ma nella fase di inspiro. Quindi quando vi sentirete pronti, fate una bella respirazione, espirate e al prossimo inspiro vi portate su vertebra per vertebra e sollevate il bacino e le anche venite in alto. E poi srotolando nell'espiro riportate le vertebre una alla volta alla terra. Andiamo inspirando e poi fuori l'aria e scendiamo giù e ancora inspirando saliamo alla prossima ispirazione, restiamo su. E facciamo scendere piano piano il nostro bacino come se fosse una culla, non veloce, ancora stiamo su, spostiamo un'anca alta a destra, un'anca a sinistra, avete presente una gondola, ok? Che ciondola e ho un'altalena, ecco, diciamo che facciamo scendere il nostro bacino da terra lentamente come se fosse il seggiolino di un'altalena che viene alla terra. Finito il nostro movimento, lasciamo andare il tutto. Appoggiamo bene il nostro bacino e andiamo a fare dei piccoli movimenti di pelvic tilt, quindi attivazione della lombare, immaginate il vostro bacino come una secchia, come una bacinella, una ciotola con dell'acqua dentro e lasciamo dondolare a destra e a sinistra. Ci fermiamo e adesso cosa facciamo? Andiamo a tenere ferma e forte la gamba destra flessa
infiliamo il piede sinistro e la gamba sinistra sotto. Con la mano destra potremmo riuscire a prendere il piede. Vero, però deve restare appoggiato, se non lo prendete fregatevene. L'importante è che ci sia questa attivazione. Poi andate ad aprire bene il vostro braccio e da qua spingete con il bacino verso di me o comunque verso l'alto. Quindi sentite che il corpo si appoggia sul lato sinistro e il gluteo destro si stacca. Poi ritornate nella posizione iniziale. Ok, lo rifate, quindi sentite questa spinta laterale. Se ce la fate qua, il vostro braccio, in questo caso sinistro, dovrebbe andare in fondo, però a volte qualcuno ha dei problemi alla spalla, quindi non forzate, fate quello che è possibile. Poi ritornate qui, rientrate al centro, rilasciate tutto, riportate le gambe in flessione entrambe e andate ad infilare la gamba destra, adesso con il piede proprio nello spazio sotto il ginocchio, no? Sentendo bene il piede sinistro che si attiva, potete andare a prendere anche il piede sinistro. In questo caso lo stiamo allungando con il bicipite, però nello stesso tempo con l'altro braccio in fuori, sollevando il bacino solo da una parte, andiamo a lavorare anche sulle parti che riguardano le anche, la colonna e il bacino. Quindi facciamo quelle piccole spinte, manteniamo l'espirazione, sentiamo l'apertura. Se ce la fate con l'altro braccio in fondo e tenete tutto aperto. Riportatevi al centro, ok, e mettetevi con le gambe a farfalla, piede contro piede, mani sulle crestelie e sulle anche. Potete anche proprio condurre voi le vostre gambe, le fate dondolare anche il bacino. Tutto quanto, le anche, mantenete l'apertura. Se volete lo sorreggete oppure appoggiate le mani al centro e sentite bene l'attivazione. Allungate le vostre braccia indietro, se possibile, altrimenti tutti i gradi vanno bene. Quindi io potrei cominciare da qua e poi provare tutti i gradi. Chiudo le gambe in questa posizione. Se ce la faccio, acchiappo le mani, stendo le gambe lunghe, lontane. Metto la gamba destra sopra la gamba sinistra e qua tiro il braccio destro, ok? E ho questa posizione qua. Lascio andare, rilascio le braccia, le riporto lungo i fianchi, apro le gambe e metto la gamba sinistra sopra la destra, riporto le braccia dietro, prendo il polso sinistro e tiro da quest'altra parte, bloccando la gamba sinistra. Ricordatevi che se vi fa male la spalla, io potrei andare su tutti i gradi di questa situazione, ok? Potrei anche andare qua su, poi mi fermo al centro, libero la posizione della gamba, ripoggio bene i piedi alla terra. Allargo bene i piedi uno dall'altro, quindi ben distanti, oscillo sia a destra che a sinistra, ok? Poi tutti quanti ruotate verso lo schermo, verso di me, e poi giratevi piano piano, aiutatevi col braccio, appoggiate la coscia, diciamo che srotolate la vostra colonna, vi potete mettere in ginocchio, con calma qua, e potete anche sollevarvi un po' di più, se vi viene meglio, ispirate, andate a mobilizzare il capo da una parte, non importa se destra o a sinistra, tanto lo facciamo anche dall'altra parte, poi ritorniamo al centro, lo facciamo dalla parte opposta, mettiamo la spalla, manteniamo, torniamo ancora al centro, inspiriamo, schiena dritta, mento basso, collo lungo, espiro, torno su, and thank you so much! Ok, spero che questa brucia grassi vi sia piaciuta, che vi siate mossi un pochino, vi siate anche divertiti un po', e niente, abbiate anche voi espiato un po' di colpe da weekend. Ho fatto questi biscotti maledetti. Va bene, allora ci vediamo domani alle 20 e poi mercoledì di nuovo alle 17. Spero abbiate capito che gli orari ormai sono questi: lunedì, mercoledì, venerdì alle 17, martedì e giovedì alle 20. Vi mando un grande bacione, mandatemi commenti, anche negativi, sono più che accetti,
critiche costruttive costruiscono una bella cosa. Ok, un bacio grande, a presto, ciao!